Il candidato sicuramente più in vista della lista della Lega a sostegno di Nico Balice, come sono le aspettative e come sta vivendo questa campagna elettorale anche di ritorno sulle scene politiche? Sono lusingato innanzitutto di questa osservazione, la ringrazio. Sono passati 10 anni dall'ultima volta, mi vivo questa campagna con un po' di fatica ma anche con tanta serenità, per cui credo che ci sia una corrispondenza anche rispetto a un'aspettativa che io nutro, ma non sono abituato a fare i conti. Come ha trovato comunque la popolazione e anche gli elettori a distanza comunque di 10 anni rispetto a quello che invece percepiva prima? Ci sono delle differenze, delle variazioni o più o meno siamo lì? Quello che mi ha colpito è la presenza all'interno delle liste di tanti giovani, cosa che 10 anni fa, ma anche 5 anni fa, non ho assolutamente osservato. C'è forse finalmente un ritorno alla fiducia e questo aspetto forse va anche recuperato rispetto al più grande partito esistente, che è quello dell'astensionismo. Per cui un forte e grande appello a coloro che, se ritengono di cambiare le cose di questa città rispetto a tante forme di appartenenza o non, c'è la possibilità di esprimere un voto che forse le cose le può cambiare davvero. Grazie. Prego.